Buonasera. Aspetto che il presidente faccia il sindaco principale. Sì, allora facciamo l'appello così iniziamo un attimino prima che la serata sarà un po' lunghetta. Bella intensa. La parola al segretario per l'appello, grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Bernardi, Boccia, Senti. Caponi, Chittò, Cremonesi, De Sente. Noia, Di Stefano, Sente. Feltrin, Franciosi, Momenti assente. Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, assente, Nossa, Sente. Pastorino, Pennasi, Momenti. Pietra, Romagnello, Romaniello. Teormino, cominciamo le prove. Tittaferrante, Torraco, assente. Tremolada, assente. Assente al momento. Vavassori. Assente. Quindi al momento, se vuole, c'è la consigliera Franciosi, si può dire presente che c'è. 15, la consigliera Franciosi che è appena arrivata. Franciosi, presente. Allora sono. Sono 15. Allora, risultano presente anche il consigliere Nossa, quindi sono Franciosi Nossa, ok. 16 presenti e 9 assenti. Constatate che il numero dei consiglieri è sufficiente, dichiaro valida la seduta. Scrutatori, Scrutatori. la pietra Romaniello e la Iosa. Però per gli scrutatori, abbiamo visto che in queste sere le votazioni sono state un po' complicate. Vorrei un po' di attenzione quando votiamo e se qualche scrutatore esce perché per andare a bere qualcosa, deve essere sostituito perché le votazioni sono importanti e acquistano legalità, legittimità alla presenza degli scrutatori, quindi è una figura molto importante per l'Assemblea. Quindi, quando usci. Va bene, grazie. Quindi neanche stasera. Quindi neanche stasera è previsto l'inno perché l'abbiamo già fatto la prima sera. Quindi procediamo dall'articolo 21.1, un emendamento presentato da Sesto Nel Cuore a firma del Movimento 5 Stelle e SEL. Lo illustra la consigliera Tittaferrante. Voglio fare un'altra precisazione prima di passare la parola. L'articolo 75, così almeno ci chiariamo qualsiasi equivoco, prevede che il primo firmatario dell'emendamento può illustrarlo per 5 minuti. Successivamente i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di 3 minuti. Quindi se c'è poi una replica o una modifica, sì, ma altrimenti una volta illustrato uno non ha più diritto alla parola. Grazie, la parola alla consigliera Tittaferrante. Prego. Sì, appunto, quindi io avevo diritto di replica ieri e non mi è stata data, ho capito bene? No, può ripetere gentilmente. No,
La replica è solo se lei modifica e quindi per spiegare, allora altrimenti lo deve illustrare 5 minuti, cioè, poi grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie Presidente. Premetto che oltre agli emendamenti questa sera presenterò due ordini del giorno, sempre attinenti all'argomento. Allora, quindi sarò veloce sia nell'esposizione che nella discussione, nella presentazione. Dunque, allora, con questo emendamento noi andiamo a chiedere che l'articolo 20,1 venga modificato, parliamo di questo, no? L'articolo 21, mi scusi, ho sbagliato, devo prendere, vabbè, sì. Allora, che nell'articolo 21, lo leggo, il giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari è demandato ad un comitato di garanti formato da tre componenti esperti in discipline giuridiche, magistrate e magistrati, anche a riposo, avvocati e avvocati con almeno 10 anni di esercizio, notai e notai, docenti di materie giuridiche, elette e eletti dal Consiglio Comunale con la maggioranza del 3/4 delle consigliere assegnati nelle prime due votazioni e dai 2/3 in quelle seguenti. Lei, i consiglieri comunali, esprimono il proprio voto scegliendo fra gli esperti che abbiano precedentemente risposto ad un bando pubblico indetto dal sindaco. Ecco, noi andiamo a chiedere che ci sia la possibilità di far entrare il rappresentante laddove designato dal promotore del referendum può assistere alle sedute del Comitato dei Garanti. Quindi ripeto l'articolo come dovrebbe essere modificato. Dopo le parole maggioranza dei, aggiungere 2/3 delle consigliere assegnati in prima seduta e a maggioranza. In quelle seguenti, le consiglieri e i consiglieri comunali esprimono il proprio voto scegliendo fra le gli esperte esperti che abbiano precedentemente risposto ad un bando pubblico indetto dal sindaco. Il rappresentante, qui vado a modificare, non legale, ma semplicemente rappresentante, laddove designato dai promotori del referendum, può assistere alle sedute del Comitato dei Garanti. Ecco, quindi ripeto, in questo emendamento vado a togliere la parola legale, quindi è solo un rappresentante, il quale deve avere la veste di relatore senza diritto di voto, che possa partecipare alla commissione dei garanti per poter esporre le argomentazioni del comitato proponente. Grazie. Grazie alla consigliera Titta Ferranti. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino, prego. Sì, noi abbiamo visto l'emendamento, francamente non ci cioè non capiamo perché vengono abbassate le maggioranze quando poi sono una garanzia anche per l'opposizione, comunque va bene. Noi invece proponiamo di modificare questa giunta, insomma, che è stata fatta da Sesto nel Cuore con la seguente frase, perché non riteniamo utile invece che i rappresentanti partecipino o comunque siano presenti all'interno delle sedute dei comitati dei garanti, ma bensì però abbiano il diritto di essere ascoltati, questo senz'altro. Dopodiché, ovviamente, chi è deputato alla decisione è giusto che si riunisca anche, come dire, in maniera assolutamente libera e autonoma per prendere la sua decisione. E questo avviene anche, come dire, negli altri casi di referendum. Nella sostanza, quindi, la proposta che noi facciamo è sostituire alla frase aggiunta il seguente testo: il Comitato dei Garanti, prima di assumere le proprie decisioni, effettua l'audizione del rappresentante, a questo punto perché possiamo togliere tranquillamente legale, del rappresentante dei promotori del referendum, che poi comunque si raduneranno in seduta solitaria, nel senso senza questo rappresentante. Grazie. Se non ci sono altri interventi, darei la parola alla consigliera Tetta Ferrante per vedere se accetta le modifiche o meno. Prego. No, non le accetto perché questa incapacità di accogliere un terzo che sia,
rappresentante di chi è promotore, solo come uditore e quindi senza diritto di voto, io lo trovo veramente una cosa poco, poco. Stiamo parlando di partecipazione, di democrazia, e poi quando è il momento di far partecipare chi è preposto da un comitato proponente, non viene. Quindi, cioè, questo di ascoltare è un diritto dovere di chi della commissione, quindi questa cosa dovrebbe essere normale e automatica, mentre quello che noi andiamo a chiedere è proprio la presenza all'interno del comitato durante la seduta. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, in realtà l'idea del rappresentante legale che venga ascoltato mi lascia un po' perplessa, nel senso che il legale rappresentante va a partecipare e ad ascoltare le commissioni, ma di fatto non ha niente da dire, perché quelli che hanno da dire sono i tre componenti della commissione. Cioè l'illegale rappresentante non partecipa a queste riunioni per perorare la propria causa a favore dell'accettazione del quesito referendario. Il quesito referendario viene accettato a prescindere o viene rifiutato a prescindere dalla presenza del legale rappresentante. Il legale rappresentante ha semplicemente la funzione di figura terza esterna al comitato che possa sostanzialmente partecipare, visto che non è previsto, quantomeno ad oggi non è previsto, che ci siano dei verbali delle commissioni, a meno che il regolamento dica diversamente, perché abbiamo proposto l'abbassamento delle maggioranze, perché i due terzi del Consiglio Comunale è già difficile riuscire ad ottenerli in prima seduta, non oso immaginare i tre quarti. Lo statuto viene modificato con i due terzi in prima battuta, come vedremo poi alla fine eventualmente stasera, e a maggioranza nelle sedute successive. Mi sembra eccessivo che in questo caso, per scegliere tre persone che hanno sostanzialmente la funzione di capire se un quesito referendario è ammissibile o no, bisogna votare o essere d'accordo nei tre quarti del Consiglio. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosa. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. No, ho l'impressione, dato che questo è un caso che, come si diceva in precedenza, è anche in Cassazione, si presenta in Cassazione, la persona in effetti arriva, presenta, fa la relazione, ma poi esce. Ma perché questo? Probabilmente, e qui cerco, pur avendo firmato l'emendamento, cerco di capire, e se mi sbaglio poi limite la consigliera Taormina me lo può dire, perché può, diciamo, incidere psicologicamente, diciamo, sulla scelta, la presenza, diciamo, in commissione di questa persona. Ecco il perché, forse sia in Cassazione che qui auspicava la consigliera Taormina di eliminare questa persona. L'ho firmato e quindi non ho nessun problema a votarlo così com'è. Però sto cercando, come dire, di far capire che esistono forse anche altre possibilità, vedi la Cassazione che si comporta in maniera diversa senza essere lo statuto di sesto. Quindi il mio è un consiglio, al di là di come voto o come non voto, ma il mio voto sarà favorevole. Grazie al consigliere Nossa. Non vedo richieste di intervento. Mettiamo in votazione, un po' di attenzione che andiamo in votazione, l'emendamento presentato all'articolo 21.1. Seguite me, consigliere. Facciamo prima la verifica, prego.
Siamo... Quindi andiamo in votazione, l'emendamento è presentato dalla lista Sesto nel Cuore. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 19, contrari 14, astenuti 1, favorevoli 4. Il Consiglio non approva. Va bene, procediamo con l'articolo 22 bis, che è stato presentato un emendamento dal SEL. La parola al consigliere Nossa per illustrarlo, grazie. Sì, grazie. Allora, lo leggo. L'articolo 22 bis è un articolo aggiunto su proposta del sindaco, istruttoria civica partecipata. Le parti che avete in mano sono sottolineate in grassetto, quelle modificate. Quindi da istruttoria civica partecipata su temi particolarmente rilevanti che riguardino la vita della comunità locale e le scelte di indirizzo amministrativo può essere promossa un'istruttoria pubblica per iniziativa del sindaco, ovvero della maggioranza del Consiglio Comunale, oppure attraverso la sottoscrizione della richiesta di almeno 400 cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età. Diventerà, se viene approvato, su temi particolarmente rilevanti che riguardino la vita della comunità locale e le scelte di indirizzo amministrativo, può essere promossa un'istruttoria pubblica per iniziativa del sindaco, ovvero della maggioranza del Consiglio Comunale, oppure attraverso la sottoscrizione della richiesta da almeno 400 cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età. Noi abbiamo aggiunto, oppure su proposta di 3 capigruppo del Consiglio Comunale o di un terzo dei consiglieri. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin, prego. Grazie Presidente. Io apprezzo lo spirito di questo emendamento. Chiederei però solo una modifica e mi sembra assolutamente ragionevole. Nella parte in grassetto, che è quella modificata, il consigliere Nossa propone sostanzialmente, e anche la consigliera Franciosi, 3 capigruppo. Allora, è un numero secco, che di per sé vuol dire tutto e nulla, nel senso che noi non sappiamo quale sarà la platea dei prossimi gruppi consigliari. Quindi io chiederei, no, condividendo e comprendendo la motivazione per cui è introdotto questo emendamento, di lasciare un terzo dei consiglieri, ma non 3 capigruppi, perché poi magari potrebbe essere l'assoluta maggioranza di capigruppo. Cioè, non so se è chiaro il senso della mia richiesta. Grazie. Grazie consigliere Feltrino. Ha chiesto la parola la consigliera Pietro. Prego. Sì, grazie. Diciamo che quello che devo dire è la stessa cosa che ha detto il consigliere Feltrin, quindi anche noi siamo perché si cambi invece che 3 capogruppo con un terzo dei consiglieri. Grazie. Grazie alla consigliera. Se non ci sono altre richieste, darei la parola ancora al consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Apprezzo la condivisione dello spirito di questo emendamento. Mi sembra di aver intuito dagli sguardi della consigliera Franciosi, che è qui davanti a me, che accetta la modifica e quindi l'accettiamo tutte e due, avendola presentata insieme, quindi va benissimo, grazie. Quindi diventerà su proposta di un terzo dei consiglieri, eliminando i 3 capigruppi del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Allora lo mettiamo in votazione. Prego regia, inizia votazione.
Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari 2, astenuti 2, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Procediamo con l'articolo 22 ter, l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle a firma di Sesto nel Cuore SR. Lo illustra la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, lo leggo perché di fatto con questo emendamento chiediamo l'introduzione di un articolo ex novo e l'abbiamo chiamato articolo 22 ter. Mi viene da pensare nel caso in cui dovesse essere accettato ovviamente. Se non potrebbe aver senso eventualmente rinumerare gli articoli, poi, cioè, visto che molti articoli sono stati poi abrogati perché non più, cioè, poi non so se la numerazione verrà modificata in sede di stesura finale. Detto questo, l'articolo 22 ter, bilancio partecipativo, è costituito da tre commi. Il primo, il Comune individua il bilancio partecipativo come processo utile per stimolare la partecipazione civica e le relazioni tra i cittadini e per far emergere le priorità avvertite dai cittadini in materia di investimenti pubblici di sua competenza. Comma 2. Il Comune si impegna ad assicurare condizioni di autonomia, pariteticità e trasparenza nei processi di bilancio partecipativo, che essa stessa promuove, a valorizzare l'apporto degli ambienti di partecipazione online e ad assumere come proprie le priorità di intervento e di investimento emerse. Comma 3. Il regolamento comunale disciplina la materia. Il 24 marzo del 2014, con 17 voti favorevoli dell'Aula, la mozione proposta da SEL, con la quale si discuteva l'introduzione del bilancio partecipativo nel nostro comune, appunto è stata approvata. In occasione di quella mozione, della discussione di quella mozione, noi come gruppo avevamo, oltre che appunto sostenuto la mozione, avevamo chiesto che si aprissero tavoli di lavoro in commissione 1, al fine di poter introdurre nel più breve tempo possibile il bilancio partecipativo anche a Sesto. Purtroppo quei tavoli famosi non sono stati mai presi in considerazione, ma la cosa che la cosa sulla quale secondo me bisogna puntare di più a questo punto è introdurre il regolamento. Allora, ammesso e concesso che a meno che non si cambi idea in questa serata, l'Aula consigliare è a favore del bilancio partecipativo, l'unico modo per poterlo rendere attuabile è stendere il regolamento. Dovremo rivedere nei prossimi mesi il regolamento famoso della partecipazione. Questo potrebbe contenere anche le regole con le quali declinare il bilancio partecipativo, potrebbe essere quindi già un successo magari iniziare a discutere di bilancio partecipativo addirittura nel 2016, sarebbe veramente la ciliegina sulla torta. Detto questo, io appunto chiedo che venga, a questo punto mi riallaccio anche al discorso che facevo ieri sull'abrogazione dell'articolo 16 bis, in quanto secondo noi quell'articolo così come era appunto formulato non conteneva tutte le caratteristiche fondamentali considerare il bilancio partecipativo proprio un atto fondamentale per il nostro comune. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Vai, presidente in commissione, dai. Su questo emendamento ha chiesto la parola la consigliera Teormina. Ne ha facoltà, prego.
Sì, grazie signor Presidente. Noi ci siamo già espressi sul bilancio partecipativo nell'articolo 16 che non abbiamo fatto abrogare ieri sera, quindi cioè, mi sembra che l'indicazione sia molto chiara. Personalmente, se posso esprimere un giudizio sulla formulazione di questo testo, quando dice il Comune si impegna ad assicurare condizioni di autonomia, pariteticità e trasparenza nei processi di bilancio partecipativo che essa stessa promuove, a valorizzare l'apporto degli ambienti di partecipazione online e ad assumere come proprie le priorità di intervento e di investimenti emersi, così a naso, se è vero che ci ispiriamo ai principi della semplicità, francamente, cioè, sembra uno scioglilingua, quindi io cioè, chi, no, non so, però veramente si fa fatica. Io immagino uno che poi legga questo testo diventa proprio di difficile comprensione. Comunque, al di là di questo, che è una nota, no, ma per parlare in maniera semplice e capirci, perché mi sembra poi che dietro questi discorsi così è ci sia tutto, ma non si capisce che cosa. Comunque, ripeto, visto che noi ci siamo già espressi l'altra sera. Ma soprattutto quello che non riusciamo a capire di questa proposta, che come abbiamo già avuto modo di dire, comunque ci vede favorevoli sul bilancio partecipativo, ma soprattutto su una forma sperimentale, che poi possa vedere una, cioè possa vedere delle norme precise e anche chiare, perché mi sembra che queste norme siano vincolanti, no? Perché danno delle priorità. Ma le regole assolutamente, come poi possa essere applicato questo bilancio partecipativo, non ci sembrano assolutamente chiare. Ma soprattutto non condividiamo il fatto che il Comune deve essere impegnato a priori su delle questioni che emergono e che non si sa esattamente quali siano. Grazie. Grazie. Consigliere Franciosi, sì, ma voleva replicare perché gli ha chiesto la modifica? Perché... No, a parte la modifica, non ci sono delle regole, non è che non ci sono delle regole chiare. In questo emendamento mi scusi. Non posso replicare, l'abbiamo fatto fino a ieri. No, se gli chiede la modifica sì, altrimenti io No, mi avete fatto replicare sempre ieri, no, scusate, solo mi sono persa. In funzione di qualche modifica, se accetto o no. Quindi se modifico Prego. Il comma 2 eliminandolo approvate l'emendamento? No, noi non abbiamo proposto una modifica, io ho semplicemente affermato che l'articolo a nostro avviso è veramente di difficile comprensione e abbiamo semplicemente ribadito il fatto che il Comune e l'amministrazione, ma nella fattispecie nello statuto, è già stato espresso il fatto che il bilancio partecipativo è considerato un elemento importante. Quindi, guardi, io mi taccio subito. Grazie. Va bene. Va bene, visto... Consigliera Franciosi, vuole aggiungere qualcos'altro per equità? Allora, lo ripeto, la parola al consigliere Nossa per dichiarazione di voto, massimo 3 minuti, grazie. No, non era diretto a lei, consigliere. No, beh, potrebbe anche, perché no. Allora, io sono convinto, forse perché sono ottimista di natura, che l'Aula consigliare non possa votare contro questo emendamento, perché se no, se vota contro questo emendamento ha sbagliato la volta precedente a votare a favore della mozione. Quindi questo dottor Jekyll e Mr. Hyde forse va chiarito, ecco. Questo io la vedo in questo senso. Cerchiamo di capire che cos'è un bilancio partecipativo, perché qui il bilancio partecipativo non ha milioni di euro e non dispone di... E, come dire, di ottemperare su materie che non sono di sua competenza. Il bilancio partecipativo è semplicemente quello di chiedere a degli stakeholder, quindi a dei portatori di interesse, con questi 5.000 euro vuoi una fontana, vuoi delle aiuole, vuoi un parcheggio per biciclette, cosa ne facciamo? Oppure questi 5.000 euro come li spendiamo tutti insieme? E i progetti che sono stati fatti finora da chi ha seguito bilanci partecipativi, che hanno una crescita esponenziale a livello comunale in Italia, vorrei sottolinearlo perché dove mancano i soldi si cercano le idee. Il bilancio partecipativo è una ricerca di idee, non di soldi, anzi di risparmio. Quindi il concetto è molto semplice, qui non si fanno cose che sono inimmaginabili a livello economico e tutto quanto. Il problema è che vi è una mozione che in teoria è
doveva partire dal 2013, il 2014 non l'abbiamo vista e il 2015 non è stata assolutamente vista. Quindi, al di là dello statuto, ma è la mozione proprio che non è stata presa in considerazione, una mozione votata da tutti i consiglieri comunali o in maggior parte. Poi quando si andrà a deliberare in futuro magari bilanci consuntivi o cose varie, poi dite non è che qualcuno non aveva detto questa cosa, e si cade un pochino così dal pero, come i detti dicono. Grazie. Grazie. Consigliere Nossa, ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante. Prego. Sì, anch'io sono un po' perplessa di questo, di quanto appena affermato dalla collega Teormino, perché se questa mozione è stata approvata, noi chiaramente lo statuto deve prendere nota, deve recepire quella mozione, per cui l'accenno al bilancio partecipativo ci deve essere. Quindi semmai il problema è vedere come inserirlo, se è un problema di linguaggio o cos'altro. Però mi preme specificare una cosa, che l'attuazione di bilancio partecipativo è regolata con apposito regolamento comunale e quindi nello statuto non vanno inserite le regole, ma va semplicemente fatto il riferimento che il comune individua il bilancio partecipativo come processo utile per stimolare la partecipazione civica e la relazione tra i cittadini, per far emergere le priorità avvertite dai cittadini in materia di investimenti pubblici di sua competenza. Quindi poi sarà sempre in un secondo momento che si possono stabilire e valutare sempre nel regolamento le percentuali di bilancio comunale da dedicare a tale attività. Il collega di SEL, del Nossa, parlava di un esempio di 5.000 euro. Questo dà l'idea che la percentuale può essere anche minima. Quindi io ribadisco il concetto di inserire nello statuto, però vorrei essere ascoltata, scusate, perché parlare e tutti fanno i cavoli propri, compreso gli assessori, ma questa cosa qua dà fastidio. Perché allora chiudiamo. Signori, per cortesia, subito. Un po' di attenzione, perché poi quando arriviamo alla votazione non sappiamo cosa votare. Prego. Quindi, no, vedo che continuano. Abbiamo diritto tutti di parlare e di essere ascoltati. Quindi, allora, ripeto per chi prima era distratto, è importante inserire l'accenno al bilancio partecipativo in termini generali, perché l'attuazione l'attuazione per cortesia, regolata. Però se dobbiamo dialogare fra di noi, ci accomodiamo fuori dalla sala. Per cortesia, un po' di rispetto a quest'aula istituzionale. Prego. È regolata con apposito regolamento comunale e anche la percentuale del bilancio comunale da dedicare a tale attività è sempre regolata. Quindi non si tratta di sottoporre a bilancio partecipativo tutti gli argomenti del bilancio. Poi voglio sottolineare i benefici che questo bilancio partecipativo dà al governo locale, perché aumenta la legittimità degli amministratori, poiché sono impegnati a dialogare con i cittadini e ricercare le loro idee e le loro proposte. Incrementa la trasparenza e il rispetto reciproco tra cittadini e amministratori in quanto vengono coinvolti nelle decisioni. E poi uno strumento che accresce la stima che i cittadini hanno verso gli amministratori, ciò di solito si traduce in rielezioni al successivo appuntamento elettorale. I cittadini che cosa guadagnano con questo discorso? Incoraggia la coesione comunitaria, fa avvicinare persone di diverse etnie, ceti sociali ed età e fa discutere sulle future delibere assieme, quindi crea nuove reti di conoscenze e di solidarietà, quindi aumenta la comprensione civica dei cittadini e fornisce uno strumento per esprimere la propria voce a tutti, allentando le tensioni e incrementando la democrazia. Quindi questo, il bilancio è partecipativo, nato nel Sud America e sviluppatosi lì dal 2000, è presente in Canada, in Europa, per esempio Spagna, Belgio, Germania, anche in Italia, Francia, Portogallo, Danimarca, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito. Quindi è un argomento di cui non dobbiamo avere paura, dovremo avere con calma il tempo di regolarlo, però va inserito nello statuto comunale. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Ha chiesto la parola il consigliere La Miranda. Prego. Grazie signor Presidente, ma intervengo innanzitutto perché
qualcuno mi ha rinfacciato di essere in una situazione di letargia su questi argomenti, quindi ho detto vabbè, allora mettiamo un po' di polvere in aula, ma quantomeno il mio intervento, perché non è che non si sappia politicamente qual è la posizione personale e del centrodestra sul bilancio partecipativo, cioè di contrarietà, ma vado a perorare la causa per far emergere le contraddizioni del gruppo di maggioranza del PD. Perché se è pur vero quanto è stato richiamato testé dalla consigliera Tormino, la mancata compressione non è un problema nostro, è un problema vostro, forse che non siete all'altezza di comprendere la lingua italiana, perché poi, tra parentesi, esiste una clausola di salvaguardia, l'ultimo comma, che di fatto demanda a un nuovo regolamento comunale la disciplina della materia. Bisogna avere onestà intellettuale e dire: non vogliamo approvare un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle. È 6 anni che il povero consigliere nostro lo state prendendo in giro materialmente, perché è dalla scorsa consigliatura che continuamente c'è mozioni che vengono proposte e da voi approvate del bilancio partecipativo. Poi di tutto questo ogni anno tabula rasa. Mi ricordo addirittura con l'aggiunta Oldrini che l'ultimo anno forse doveva essere la prima proposta di bilancio partecipativo. Mi corregga consigliere Nossa se ricordo male, da questo punto di vista. Poi ovviamente noi di bilancio partecipativo non abbiamo mai visto niente, perché ovviamente è pura follia da questo punto di vista andare poi a metterlo in piedi. Però io qui devo certificare che chi è Mr. Jekyll e Dr. Hyde è esattamente il PD. Perché non è che uno può votare a favore della mozione per l'introduzione del bilancio partecipativo e dire ma c'è scritto nell'articolo 16. No, nell'articolo 16 c'è semplicemente che riconosce il bilancio partecipativo. Qui c'è una cosa diversa. Dice il bilancio partecipativo diventa parte del bilancio del comune, come disciplinarlo, come integrarlo, come normarlo, lo si rimanda a un regolamento comunale. Quindi voglio dire, da questo punto di vista non è che vi introduce degli sbarramenti o dei paletti. Siete voi che non lo volete provare perché non volete che 5 Stelle metta il cappello sul bilancio partecipativo. Ve la dico con chiarezza, che così almeno la gente lo sa. Grazie. Mi risulta la richiesta della consigliere Teormino, ma lei è già intervenuta su questi emendamenti. No, chiedo scusa, quindi lascio la parola eventualmente al capogruppo. Grazie. La parola al consigliere Tremolari. Prego. Grazie Presidente. Allora, penso che qua nessuno voglia mettere il cappello sopra niente, né noi né dall'altra parte. Stiamo qua, stiamo cercando di mettere insieme uno statuto che rispecchi il più possibile quello che tutti noi crediamo sia utile per la cittadinanza, indipendentemente da come la pensiamo di qua e di là. Non ci deve venire a fare lezioni su cosa crediamo che sia il bilancio partecipato oppure no. Non ci piaceva questo emendamento, perché secondo noi l'articolo 16 già dice l'importanza del bilancio partecipativo ed è stato messo lì proprio per venire incontro alle nostre aspettative. Il problema del secondo capoverso di questo emendamento non è la grammatica o lo stile, non ci piace che cosa vuole dire, però se vogliamo tenere l'inizio, cioè il punto 1, cioè che il comune individua il bilancio partecipativo e esplicita un po' meglio quali sono le priorità e quello che vogliamo ottenere col bilancio partecipativo. Se vogliamo scrivere che il regolamento comunale disciplina la materia, cosa che secondo noi era scontata, lo possiamo anche mettere. Però secondo me sarebbe meglio metterlo nell'articolo 16, perché messo lì nel 22 vuol dire poco. Quindi vengo al dunque. Secondo noi l'articolo 16 andava bene così com'è, cioè dice in una frase quello che secondo noi è importante. Se vogliamo aggiungergli qualcos'altro, possiamo aggiungere il comma 1 di quello che ha proposto lei, il comma 3 per specificare meglio se è una cosa che secondo voi può essere utile. Secondo noi è meglio nel 16, però non è che se è messo da una parte o dall'altra ci stracciamo le vesti. Va bene anche qua, tutto qua. Basta. Grazie al consigliere Tremolata. Ha chiesto la parola il consigliere Chiese Feltrin. Dopo. Grazie Presidente. No, davvero trovo assurda la discussione.
Anche perché quando l'altra sera si è discusso appunto dell'articolo 16, no? Si era collegato e avevo chiesto delucidazioni al segretario comunale appunto per riuscire a comprendere, no? E per evitare il paradosso e la, davvero, la contraddizione che stiamo vivendo questa sera. Allora, io non voglio dilungarmi e rispetto l'opinione di tutti i consiglieri, di tutte le consigliere presenti in aula, però ripeto, mi sembra davvero paradossale il senso dell'ultimo intervento, visto che si era detto se aveva senso, poi la legittimità, ci è stato spiegato, operativa e procedurale, aveva imposto, no, questa scelta di passare in rassegna articolo per articolo, emendamento per emendamento, però mi permetto di sottolineare che in quella circostanza avevo evidenziato il rischio di questo cortocircuito. Allora, io onestamente, rispetto a tutte le preoccupazioni, quindi arrivo alla dichiarazione, Presidente, no, di voto, a tutte le preoccupazioni che sono state sollevate, io ricordo che appunto c'è un comma 3 che appunto delega la costruzione di un regolamento, quindi quali saranno i temi, le modalità per la costruzione di questo bilancio partecipativo, viene delegato sostanzialmente al regolamento. Quindi mi trovo assolutamente favorevole e ripeto, insisto, non era capziosa la domanda l'altra sera rivolta dal punto di vista procedurale, perché mi aspettavo che si, no, ci si impantanasse in una situazione assurda e un po' kafkiana come questa. Quindi il mio voto è favorevole, dichiarazione di voto. Non vedo altri interventi, se vuole fare una replica consigliera Franciosi. Sì, no, la mia replica è la seguente, io metto in votazione l'emendamento così com'è, grazie. Quindi non ci sono altre richieste di intervento? Iniziamo la votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari 12, astenuti 2, favorevoli 5. Uno non pervenuto, il Consiglio non approva. Vorrei dichiarare il mio voto favorevole. Grazie, allora, anche il mio favorevole. Perfetto, adesso. Grazie. No, ma vediamo cosa. Non avete votato proprio? Va bene. Procediamo con all'articolo 22, quater, il primo presentato dal gruppo SEL, firmato anche dal Movimento 5 Stelle, che viene illustrato dal consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie Presidente. L'articolo 22 quater è semplicemente l'introduzione di uno strumento che per noi è importante, che è uno strumento di aiuto che coadiuva, che è il PGT partecipativo. Lo leggo, il Comune individua il PGT partecipativo come processo utile al coinvolgimento della comunità locale utilizzando la conoscenza specifica del territorio da parte degli abitanti e dei cittadini, organizzati e non, presenti nella città. Tramite il PGT partecipativo il Comune raccoglie le esigenze e le priorità dei cittadini, ne stimola la partecipazione civica e le relazioni tra i cittadini. Il Comune si impegna ad assicurare condizioni di trasparenza e pariteticità nei processi di PGT partecipativo che esso stesso promuove ed assume come priorità le proposte emerse in materia di interventi e di investimenti pubblici di sua competenza,
Tenderei a sottolineare che il PGT partecipativo può anche essere per piccoli lotti, non deve essere un PGT partecipativo che riguardi già ciò che è stato deliberato e votato correttamente da quest'Aula, ma solamente ciò che è in futuro, per piccoli lotti, per piccoli diciamo pezzamenti, passatemi il termine, che il PGT partecipativo aiuta come bilancio partecipativo, come aiutava il bilancio partecipativo a diminuire i costi e ad assicurare, come dire, la partecipazione dei cittadini, il che vuol dire a questo punto anche avere contributi a costo zero e anche dei ritorni di spesa non indifferenti, stimola la comunità, la coesione sociale, aiuta sicuramente nella costruzione di un qualcosa che è più duraturo, che ha meno problematicità nella propria attuazione e che sicuramente alla fine vedrà tutti contenti. Quindi è uno strumento che, oltre che essere economico, ha alla sua base la coesione della comunità e la partecipazione dal basso, come noi piace tanto dire, che spesso ricordiamo, di questi tipi di strumenti. Ripeto, vi è in tanti comuni, iniziare da Reggio Emilia, potrei dirne uno, tanto per dirne uno che magari che è vicino a questa amministrazione, ma è sicuramente, se vogliamo, innovativo, può essere l'uovo di Colombo, ma diciamo che non ha nulla a che vedere né con la VAS, né con la VIA, né con altre cose. È uno strumento che si aiuta, è propedeutico, ma che non interferisce assolutamente. È un aiuto, è uno sprone a fare qualcosa. E non è assolutamente un'interferenza, vorrei ripetere come lo era il bilancio partecipativo, per quanto riguarda la democrazia rappresentativa, perché mi sembra di capire che questo sia un tema che a qualcuno gli ha fastidio. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Non vedo dichiarazione di voto. No, ha chiesto la parola il consigliere Tremolata, prego. Sì, per dire che noi non siamo d'accordo con questo emendamento, poiché riteniamo che il PGT abbia già un processo partecipativo strutturato, quindi mentre per il bilancio il principio ci vede favorevoli, per quanto riguarda il PGT c'è già, ma non è una questione di VAS o di VIA, come diceva giustamente consigliere Nossa, ma tra quando viene approvato e quando viene adottato il PGT c'è la possibilità per tutti i cittadini di intervenire e fare domande, quindi da questo punto di vista, secondo noi, il processo è già strutturato. Grazie. Grazie consigliere Premolada, ha chiesto la parola la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente, vorrei provare a spiegare un po' di più, perché evidentemente quello che ha detto il consigliere Nossa non è arrivato. Il PGT partecipativo non è dopo, è prima, cioè quando si arriva a dover rivedere, ad esempio succederà a breve a noi, il piano di governo del territorio, prima ancora di definire le mappe, quindi proprio in una fase antecedente, l'amministrazione va per i quartieri, per le associazioni, per i comitati, per i gruppi di cittadini e dice: quella aiuola, la vuoi, quell'area la vuoi come aiuola, con la pianta, con il campetto, preferisci una strada, preferisci dei parcheggi, cioè inizia a cercare di collaborare, di avere un ritorno dal territorio su come il territorio vorrebbe investire alcune piccole aree, ovviamente non tutto, è ovvio che non è possibile tutto, non siamo dei pazzi visionari, delle piccole aree del quartiere le mette a disposizione del singolo, del quartiere e dei cittadini. Come le vuole. Quindi si tratta di un processo antecedente alla stesura del documento, all'adozione, all'approvazione finale del documento. È prima, l'abbiamo anche detto in commissione, ma vedo che questa cosa non passa. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi, ha chiesto la parola la consigliera Titta Ferrante. Prego. Sì, io aggiungo quanto è stato detto dai colleghi Nossa e Franciosi, che effettivamente il piano regolatore comunale è un progetto fondamentale che influenza enormemente la qualità di vita dei cittadini e per essere partecipato appunto viene coinvolta tutta la cittadinanza o parte dei cittadini interessati all'argomento in questione.
Quello che volevo aggiungere in più è che alcune città in Italia hanno già cominciato a realizzare piani regolatori e sono, con la partecipazione dei cittadini, sono Grotta a Mare ad Ancona, Trezzo sull'Adda a Milano, Ancona, l'hanno realizzato e lo stanno facendo. E anche a Rovereto, attraverso l'Associazione Partecipazione Cittadini di Rovereto, sta chiedendo ai cittadini, tramite un referendum, se vogliono che anche loro, nella loro città, venga realizzato in forma partecipata il piano regolatore. Quindi non stiamo dicendo niente di che è su Marte, ma sono cose concrete già realizzate in altre città in Italia. Grazie alla consigliera Titta Ferrante. Ha chiesto la parola il consigliere Bernardi, prego. Buonasera, grazie Presidente. Sì, anche noi siamo contrari a questo emendamento, perché ci sembra che con la stessa franchezza che ha avuto prima il consigliere, la Miranda, con la stessa franchezza che ha avuto il consigliere La Miranda, ci sembra che questo tipo di emendamenti, questo tipo di introduzione, proprio per la spiegazione che ne faceva la consigliera Franciosi e adesso la consigliera Titta Ferrante, non vada ad incidere nel PGT e non vada a rispondere a quella che è l'obiettivo che si dà a questo tipo di introduzione. Non sposta una virgola. Abbiamo dei regolamenti e una partecipazione al PGT già introdotta. Ci sembra molto, non ce ne vogliano, però una battaglia ideologica, una bandiera che però non cambia assolutamente né la qualità né la vita dei cittadini. Grazie. Grazie consigliere Bernardi. Non vedo altre richieste per intervenire. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato da Selle e da altri gruppi. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 17, astenuti nessuno, favorevoli 6. Il Consiglio non approva. Allo stesso articolo è stato presentato un emendamento dal Movimento 5 Stelle ed altri gruppi, Sesto nel Cuore e SEL. La parola alla consigliera Franciosi. Grazie Presidente. In realtà dovrebbe essere un quinquer, però quando ci siamo confrontati abbiamo lasciato sia io che il consigliere Nossa il quater. Allora, il question time, leggo l'emendamento. Il Comune riconosce come imprescindibile per una buona amministrazione dialogare con i soggetti della società civile e ascoltarne le idee, le critiche e le esperienze al fine di elaborare delle politiche attente ai bisogni reali della cittadinanza. A tal fine istituisce il question time con i cittadini, presso la sala consiliare nel corso del quale sarà data risposta in seduta pubblica alle domande o richieste di chiarimenti che i cittadini avranno fatto pervenire all'amministrazione. Il regolamento comunale disciplina la materia come comma 2. Questo non è l'URP, non è l'URP, il question time non è l'URP, così, ok, no, ma il question time pratica è come se in questo caso introduce il concetto del cittadino come il 25esimo consigliere della nostra aula consigliare. Di fatto per il tempo che viene dedicato all'interno del Consiglio Comunale a rispondere, ovviamente poi bisognerà definire tutto all'interno di un regolamento specifico,
permette ai cittadini di ricevere direttamente dagli amministratori risposte e di lasciare traccia di questa interlocuzione. Questo permette di migliorare e rendere più diretto il confronto tra amministratori e cittadini. In quelle città dove il question time è stato introdotto, che cosa succede? Si raccolgono ovviamente, i cittadini mandano con modalità diverse le proprie richieste al sindaco, ai presidenti di commissione, ai singoli assessori, i quali rispondono, mandano le risposte al presidente del Consiglio Comunale, il quale, quando raggiunge un numero critico che va deciso appunto da regolamento, prevede all'interno di un Consiglio Comunale, quindi non è dentro a tutti i singoli consigli comunali come l'eventuale è prevista ad esempio per le interrogazioni, si prevede un Consiglio Comunale ad hoc, un periodo di mezz'ora, tre quarti d'ora, durante i quali il cittadino espone la propria domanda e l'amministratore di riferimento risponde. Questo è il question time. Ovviamente va, ridico per l'ennesima volta, regolamentato. Il principio va portato nello statuto. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Ha chiesto la parola consigliere Pernardi, prego. Grazie Presidente. Sì, noi siamo sostanzialmente favorevoli a questa introduzione. Mi sarei aspettato un'indicazione più migliore rispetto a questo. Dico questo perché mi è chiaro il concetto, mi è chiaro il principio. Siamo favorevoli. Però bisogna non soltanto rimandare al regolamento, ma essere, chiari sul fatto che un'introduzione di questo tipo possa garantire realmente a ogni singolo cittadino questa possibilità. Perché dico questo? Perché come era la discussione che facevamo ieri sera, la democrazia diretta è un concetto bello, però ha bisogno delle regole forse anche più cogenti e stringenti della democrazia rappresentativa. Perché in questo caso non vorrei che poi, no, nel senso che va regolamentato, è evidente, però non vorrei che fossero le associazioni più organizzate, meglio organizzate, ad avere sempre la parola. Allora, questo è un rischio. Io voterò a favore, però è un rischio che poi nel regolamento dobbiamo tenerne strettamente conto. Grazie. Grazie al consigliere Bernardi. Ha chiesto la parola il consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Allora, anche noi siamo d'accordo su questo emendamento. Come ha spiegato prima la consigliera Franciosi, è proprio un momento di partecipazione del cittadino, quindi anche noi lo troviamo, siamo favorevoli a questo e siamo favorevoli anche sul fatto che venga regolamentato. Consentitemi solo una cosa, allora noi non siamo laureati tutti in lettere, però l'italiano lo capiamo, non siamo ignoranti. E riusciamo anche a capire quando leggiamo il referendum. Quando prima la consigliera Teormino ha parlato di semplicità, ha parlato di semplicità nella stesura dei referendum, perché è venuta una proposta dalla consigliera Tittaferrante in commissione affinché i referendum venissero resi semplici per poter dar lettura a tutti i cittadini. Ecco cos'è la semplicità. Comunque siamo favorevoli. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Non vedo altre prenotazioni. Andiamo in votazione. Inizio votazione. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 24. Il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo all'articolo 35.
presentato da SERL, che viene illustrato, e da altri gruppi, che viene illustrato dal consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Leggo il titolo e poi l'aggiunta finale per accelerare, se mi è consentito. Però facendo così poi al limite entro dopo nel dibattito, lo faccio per accelerare questo, se mi è consentito, se no lo leggo tutto, lo leggo. Ok. Praticamente l'articolo 35,2 dà quello che è scritto, che rimane paritetico, uguale a prima. Vi è un'aggiunta finale sotto, che è in grassetto e sottolineata, in cui dice sociale, ambientale e funzionale alla salute della popolazione. Semplicemente questo ci sembra più completo. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. No, non vedo richieste di intervento, lo mettiamo in votazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 3, favorevoli 19. Il Consiglio approva. Andiamo all'articolo 36,2, l'emendamento presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle, che viene illustrato dalla consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Io chiedo una deroga in questo caso alle modalità di votazione. Perché? Perché andare a votare ogni singolo comma, come abbiamo fatto nelle votazioni precedenti, lo trovo, cioè nel senso non avrebbe, prenda il positivo della parola, non avrebbe senso, perché sia l'articolo 36 che poi l'articolo 38, nell'articolo 38 la modifica che andiamo a richiedere è l'eliminazione del consiglio di amministrazione. Di conseguenza tutti gli altri commi sono collegati e concatenati tra di loro. Non avrebbe eventualmente senso approvare un comma e non approvare un altro comma. Cioè è questo il senso. Se siccome con nell'articolo 36 di fatto andiamo a richiedere l'eliminazione del Consiglio di amministrazione e quindi il mantenimento come organo istituzionale dell'istituzione solo l'amministratore o l'amministratrice unico e unica, e questo per un'ovvia ragione di contenimento dei costi, quindi un contenimento della spesa pubblica, gli altri commi, ad esempio il 5, il 6, l'8 e il 9, andrebbero di conseguenza abrogati, nel caso in cui l'emendamento fosse approvato, andrebbero abrogati perché riguardano e si interfacciano direttamente con il Consiglio di amministrazione. Di conseguenza, nel frattempo che oltre ad aver chiesto la delega alla votazione, ho presentato di fatto questo emendamento. Noi chiediamo, poi lo richiederemo anche per le aziende speciali, di eliminare la possibilità di avere un consiglio di amministrazione all'interno dell'istituzione, quindi di avere come unico organo l'amministratore unico, eventualmente va da sé che eventuali organi di controllo interni alle strutture poi dovranno essere definite, ma appunto lo do per scontato, all'interno degli statuti della costituenda istituzione. Grazie. Sì, la parola un attimo che viene la parola al segretario, prego. Volevo solo dire che in effetti le proposte in questo caso qua tra l'altro sono sequenziali e per quanto riguarda le modifiche, le proposte di emendamento sugli articoli che riguardano l'istituzione, sugli articoli delle aziende speciali che hanno a che vedere con l'eliminazione dei CDA,
se il Consiglio è d'accordo nel senso di procedere insomma all'approvazione insomma degli emendamenti, sono tratto in sequenza in questo caso, non bisogna saltare da una parte all'altra, d'accordo, però nelle sue proposte poi c'è una proposta di rettifica di un errore materiale in effetti, che è al 36.2. Sono due errori materiali che non hanno attinenza con la tematica del CDA né per le istituzioni né per le aziende speciali, e poi lei propone comunque di ridurre da 5 a 3 anni anche la durata, e quindi un aspetto diverso a sé stante rispetto al discorso CDA. Sul resto è il Consiglio sovrano, nel senso anche la procedura, ripeto, io facevo richiamo alla scelta organizzativa procedurale. E quindi in sintesi il 36.2, errore materiale, quindi in realtà a sé stante, quindi voterei separatamente. Dopodiché il 36.4 riguarda, scusate, il 36.4 la durata, gli altri del 36 effettivamente riguardano tutti l'eliminazione del CDA. Quindi è unico, pezzo unico. Sono tre, però già nel modo in cui lo sto spiegando è complicata la cosa, cioè, però in effetti ci sono tre tematiche che pone, errore materiale, eliminazione CDA e riduzione durata da 5 a 3 anni. Decidete, insomma. Vabbè, io volevo semplificare, però giustamente, va bene, facciamo le singole votazioni. Entro allora nel merito del comma 2 all'articolo 36, che è un errore materiale, nel senso che leggendo il testo mi sono accorta che ci sono degli errori appunto di, credo, di ortografia o di battitura. Il comma 2, così come è riportato nel testo, dice: la deliberazione di costituzione dell'istituzione determinando gli apporti finanziari del comune e accompagnata da un piano di fattibilità, bla bla bla, non suona. Io ho proposto come correzione: la deliberazione di costituzione dell'istituzione determina gli apporti finanziari del comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità, eccetera. Questo quindi? Vabbè, allora mettiamo a votazione solo questo errore materiale che... Prego, consigliere Tremonti. Faccio un intervento unico che vale per tutto, poi se dobbiamo votare uno per uno. E ovviamente sull'errore materiale voteremo in modo da correggerlo. Però per quanto riguarda il succo dell'emendamento, ci sembra utile mantenere la possibilità di avere sia l'amministratore che il consiglio di amministrazione. Faccio notare, come ne abbiamo già discusso parecchio in commissione, comunque... già la proposta di modifica introduce l'amministratore unico, che non era previsto, c'era il consiglio di amministrazione, quindi è già un'innovazione. Il togliere completamente la possibilità del consiglio di amministrazione non ci sembra corretta, perché ha detto che è nell'ottica di riduzione dei costi fondamentalmente, e i costi vanno sempre valutati nei confronti anche dei benefici che se ne hanno. Questa amministrazione ha già fatto delle scelte in questo senso, di non avere il consiglio di amministrazione, di avere l'amministratore unico per quanto riguarda per esempio il CORE e le farmacie. Però togliere completamente la possibilità di avere un consiglio di amministrazione non ci sembra corretto. È giusto che l'amministrazione valuti caso per caso e possa scegliere. Grazie. Grazie, consigliere Tremolada. Quindi allora mettiamo in votazione la modifica e l'errore che la rettifica evidenziata dal consigliere Franciosi, mettiamo in votazione l'articolo 36, comma 2, l'errore materiale. Sì. È un errore sottinteso come un emendamento a tutti gli effetti. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 1, astenuti 3, favorevoli 18. Favorevole Presidente, non mi è comparso sul monitor. Presidente, Presidente, il mio voto è favorevole, ho sbagliato a votare. Sì.
si possano avvicinare un attimo gli scrutatori, grazie. Che ieri sera c'è stata una modifica. Prego, gli scrutatori. No. Quindi allora con gli scrutatori mettiamo la rettifica dal voto del consigliere Gianvecchio, mentre il consigliere Caponi non aveva proprio votato, quindi c'era un problema di tecnico. Quindi abbiamo detto. Consigliere Franciosi, se vuole illustrare nuovamente l'altro punto che andiamo a votare per essere un po' più chiari, grazie. Era su quello di prima, non fa niente, Ignazio. Devo illustrare quindi il comma 3. Il comma 3 al quale sono collegata. Allora, il comma 3 nella versione vigente dice: gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione o l'amministratrice ore unica, unico, il presidente e il direttrice, direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Con il nostro emendamento noi di fatto andiamo a eliminare il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore all'interno dell'istituzione, chiedendo pertanto che l'organo dell'istituzione è l'amministratore unico al quale compete anche la responsabilità gestionale, per cui su un'unica persona che fa riferimento al sindaco competono tutti i compiti. Ovviamente, come dicevo prima, quello che noi diamo per scontato con questo tipo di emendamento è che poi eventuali organi di controllo vengano definiti all'interno dello statuto delle istituzioni. Grazie. Grazie a lei per la precisione. Se non ci sono dichiarazioni, andiamo in votazione. Votiamo l'articolo 36, comma 3, presentato dal gruppo Movimento 5 Stelle. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 18, astenuti 2, favorevoli 4. Il Consiglio non approva. Nel frattempo la parola ancora alla consigliera Franciosi, così illustra l'ultimo punto, comma 4, prego. Allora, il comma 4, nel testo in approvazione viene riportato così: il consiglio di amministrazione o l'amministratrice amministratore unica unico dura in carica 5 anni, è nominato dal sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale. La nostra proposta di modifica è la seguente: l'amministratrice amministratore unica unico dura in carica 3 anni ed è soggetto a conferma annuale da parte del sindaco sulla base dei risultati gestionali dell'anno contabile. È nominato dal sindaco ovviamente sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio comunale. Questo perché? Perché riteniamo più corretto avere una conferma, sicuramente una conferma e un'eventuale conferma di un amministratore che abbia lavorato correttamente nell'arco della stessa consigliatura. Di conseguenza il sindaco deve avere la possibilità di riconfermare o meno un amministratore all'interno di un'istituzione. La durata di 5 anni mette nelle condizioni l'istituzione di subentrare o eventualmente di essere modificata con un nuovo subentro di un nuovo sindaco. Non solo, ma l'essere soggetto a conferma annuale sulla base dei risultati gestionali dell'anno contabile, beh, questo va da sé con quello che riguarda quello che è successo nelle farmacie. Se coloro che hanno amministrato le farmacie avessero avuto come obbligo la riconferma annuale da parte del sindaco sulla base dei loro risultati, magari, non dico per certo, però magari non avremmo avuto a che fare col buco gestionale a cui dobbiamo dovuto far fronte. Grazie.
Grazie alla consigliera Franciosi, non vedo richieste di intervento, quindi andiamo in votazione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, 13 contrari, 1 astenuto, 7 favorevoli. Il Consiglio non approva. Presidente, non ha fatto in tempo a votare. La faccia... Non me ne voglio. Il mio voto è contrario. Come sei distratto? Quindi consigliere Bernardi, che non aveva fatto in tempo a votare, sì, anche... il suo voto è contrario. Presidente, anche il, mio voto è contrario, non ho votato anch'io. Eravamo distratti tutti e tre e parlavamo. Tutti e... Presidente, il suo gruppo purtroppo è stasera, anche il mio voto è contrario. Veramente sono 24 presenti al voto con le dichiarazioni, 16 contrari, 7 favorevoli e 1 astenuto. Consigliere Nossa? No, la mia era, se possibile, una mozione d'ordine. Ci lascia 2 o 3 secondi in più prima di dire adesso votiamo, per cortesia? No, le spiego perché io stavo cercando di intervenire, non è un problema, assolutamente. Però per colpa mia, che ho avuto un riflesso un pochino da bradipo, non ce l'ho fatta. Se mi lascia un pezzettino in più, magari senza essere una gazzella, che sono di moda oggi, grazie. Va bene. Allora, andiamo avanti. Quindi passiamo direttamente all'articolo 36.5, come l'abrogazione, quindi la parola ancora alla consigliera Franciosi, se vuole confermare, prego. Allora, l'emendamento è così composto, ovviamente nel momento, avendo bocciato la proposta di eliminare il consiglio di amministrazione, i commi successivi dal 5 al 9 credo che non abbia alcun senso metterli in votazione, per cui ma ditemi voi, cioè, ritira a questo punto gli emendamenti e i singoli commi, grazie. Quindi passiamo direttamente all'articolo 38.3, emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, che viene illustrato dalla consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Allora, l'articolo 38,3 dice: organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione o l'amministratrice, amministratore unica, unico, il presidente e la il direttrice, direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Come detto, per l'istituzione portiamo lo stesso principio anche a livello delle aziende speciali. La nostra idea è quindi, sempre nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica, quella di eliminare il consiglio di amministrazione. Quindi la nostra proposta di modifica del comma 3 è: organi dell'azienda speciale sono l'amministratrice, amministratore unica, unico e o la il direttrice, direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Perché c'è quel e o? Perché si può prevedere entrambe le cose. Si può avere un direttore che riferisca direttamente al sindaco, senza avere un amministratore unico,
così come in realtà per un piccolo periodo di tempo è stato quello che è successo per le farmacie quando non avevamo l'amministratore unico, oppure avere entrambe le figure, quindi un amministratore unico con una competenza e una nomina diretta da parte del sindaco e un direttore che si occupi poi degli aspetti gestionali. Grazie. Grazie. Se non ci sono non risultano prenotazioni per dichiarazione di voto, lo mettiamo direttamente in votazione. L'emendamento al punto 3 presentato al Movimento 5 Stelle, prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 14, astenuti 2, favorevoli 7. Consiglio non approva. Procediamo sempre all'articolo 38.4, sempre presentato dal Movimento. Prego, consigliere Francesco. Grazie Presidente, senza stare a ripetere il perché, visto che l'ho appena illustrato sulle istituzioni, con il nostro emendamento chiediamo che l'amministratrice o l'amministratore unico dura in carica 3 anni ed è soggetto ad una conferma annuale da parte del sindaco sulla base dei risultati gestionali dell'anno contabile. È nominato dal sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale. Ovviamente la ragione è la stessa che ho illustrato per l'istituzione. Chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Grazie. Allora, io faccio una proposta all'emendamento. Dato che l'articolo 3 non è stato votato favorevolmente, parlo dell'articolo 38 del comma 3, chiedo scusa perché qui ho numeri stasera, do un suggerimento, ossia che diventi il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico dura in carica non 3 anni ma direi 30 mesi, poi spiego perché 30 mesi, ed è soggetto a conferma annuale da parte del sindaco sulla base dei risultati gestionali dell'anno contabile, è nominato dal sindaco sulla base degli indirizzi definiti del consiglio gestionale. Spiego perché 30 mesi, perché 30 mesi è l'esatto metà di un mandato del sindaco, mentre 3 anni sono più, quindi significa che a volte un sindaco arriva, si insedia e si trova, tra virgolette, un consiglio d'amministrazione piuttosto che un amministratore unico o quant'altro che non ha la fiducia del sindaco perché magari ha avuto delle scelte politiche di indirizzo diverse da quanto in realtà c'è scritto sotto il consiglio comunale cerca di dare come linee di indirizzo. Quindi se è il consiglio comunale che dà delle linee di indirizzo al sindaco affinché scelga o il consigliere o il consiglio d'amministrazione o quant'altro, è corretto che sia di 30 mesi, in modo che ci sia sì la valutazione sull'operato, ma che sia, come dire, come prima, diciamo, non dico prima delibera della prima giunta che venga insediato ex novo, però almeno che sia la conseguenza, diciamo, che il Consiglio Comunale nuovo, tra virgolette, delibera in quel momento. È una proposta, ripeto. Presidente, scusi, avrei bisogno di un chiarimento. Prego. Rispetto alla proposta. La prima delibera, se non ricordo male, che abbiamo discusso in Consiglio Comunale subito dopo l'approvazione delle linee programmatiche del sindaco sono gli indirizzi del sindaco rispetto alla nomina delle... quindi mi sa che allora non ho capito i 30 mesi.
Quindi, non avendo capito, non so se, cioè, se ha senso accettare la proposta. Scusi, consigliere Nosso. Ha chiesto la parola il consigliere Feltrin, prego. Visto che dobbiamo attenerci al regolamento, cerco di rispondere io alla perplessità della consigliera. Se non ho frainteso, però qua parlo per interposta persona, diventa davvero difficile, no? La richiesta avanzata dal consigliere Nosso sostanzialmente è che con questa partizione temporale, sostanzialmente, quindi i 30 mesi al posto, no, dei 3 anni, raddoppiando, no, per due quei 30 mesi si va a coprire esattamente la durata di una consigliatura. Quindi un consiglio di amministrazione, visto che l'emendamento prima è stato bocciato, e, no, l'eventuale amministratore unico verrebbero nominati all'inizio della consigliatura, quindi al nuovo consiglio, seguendo, no, le indicazioni del consiglio fatte proprio dal sindaco, a metà della consigliatura, no, c'è il momento sostanzialmente di riconferma o modifica, è vero che poi c'è anche l'opportunità ogni anno di variarla, ma l'arco temporale, il delta temporale, si sovrapporrebbe esattamente alla consigliatura. Questo è il senso della richiesta di modifica. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Consigliere Franciosi, se vuole replicare, prego. Sì, no, adesso l'ho capito. Non, probabilmente era quando ha parlato di prima delibera e mi sono un po' persa io. No, va bene, invece che 3 anni, 30 mesi, va bene. Il punto è che in realtà quello che è da cambiare è 5 anni, perché la proposta, cioè quella che poi va in votazione, è una modifica dai 5 ai 30 mesi. Ok, grazie. 5 anni, 30 mesi. Devo rileggere il comma? Prego. La ministra, allora, articolo 38, comma 4. Ah sì, giusto. Ah no, no. Mi sono persa. No. Allora no, non va al di là della, cioè la nostra proposta era quella proprio di eliminare il consiglio di amministrazione. E lo so, no, non accetto. Scusate, vi ho fatto perdere tempo, scusate. Quindi l'emendamento rimane così come è stato presentato originale, senza nessuna modifica. È ritirato in quanto non c'è CDA. Quindi lo mettiamo in votazione. Ritirato. No. Come ritirato, se è così. Votatelo comunque. No, il 38,4 io lo lascerei così. No, è stato già votato. E... Madonna, mi sto perdendo. Ho un momento di vuoto pneumatico, scusate. Votiamolo, ok, votiamolo. Tanto. Grazie, allora votiamo l'emendamento presentato all'articolo 38,4, presentato al Movimento 5 Stelle. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 16. Astenuti 1, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Sì, ritiro gli emendamenti dal comma 5, 6, 7, 8 all'articolo 38. Grazie. Passiamo all'articolo 41,2,
presentare l'emendamento del Movimento 5 Stelle a firma di SEL e Sesso nel Cuore. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Con questo emendamento chiediamo di introdurre il comma 2 e il comma 3 all'articolo 41. Leggo il testo direttamente modificato, che contiene anche i primi due commi che sono vigenti e che non vengono modificati in alcun modo. Il comma 1 dice: sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco. Comma 1 bis, il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale disciplina nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto il funzionamento, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte e il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute. Comma 2, prima modifica. L'attività degli organi di governo si deve richiamare al codice etico di cui l'amministrazione si è dotata. Inoltre, in linea con l'adesione dell'amministrazione all'associazione Avviso Pubblico, i componenti degli organi di governo aderiscono alla Carta di Pisa sottoscrivendola. Perché proponiamo questo emendamento, visto che poi immagino di dover discutere successivamente il comma 3? Perché è vero che abbiamo aderito a giugno del 2013, se non ricordo male, all'associazione Avviso Pubblico come ente, però poi non abbiamo come consiglieri assessori, perché poi gli assessori e i consiglieri possono sottoscrivere la Carta di Pisa, ovviamente non può essere una sottoscrizione coercitiva, ma deve essere una libera iniziativa, però si può caldamente consigliare l'adesione alla Carta di Pisa. La Carta di Pisa di fatto è il codice etico che Avviso Pubblico si è dato. Noi abbiamo già un codice etico, la Carta di Pisa sarebbe un di più, però sarebbe una sottoscrizione, quindi un atto che darebbe più valore anche, oltre appunto all'adesione dell'ente all'associazione, darebbe più valore ai singoli, con l'adesione dei singoli componenti degli organi di governo. Grazie. Anche su questo facciamo due votazioni. Adesso è stato illustrato il comma 2. Attento prenotazione. Chiesto la parola il consigliere Tremolata, prego. Allora, innanzitutto dal punto di vista del principio ci vede d'accordo, nel senso che, come ha ricordato la consigliera Franciosi, il Comune ha diritto all'avviso pubblico, tra l'altro io sono il referente per l'avviso pubblico. Quindi in linea di principio ovviamente tutto quello che c'è scritto qua ci vede favorevoli. L'unica perplessità è sul fatto che venga inserita nello statuto il fatto di un riferimento ad avviso pubblico e alla Carta di Pisa. Se questo non desta preoccupazione dal punto di vista tecnico, possiamo essere favorevoli e quindi votarlo. La perplessità è proprio tecnica, cioè citare Carta di Pisa potrebbe essere una cosa che poi la Carta di Pisa, che ne so, cambia l'anno prossimo e noi rimaniamo con lo statuto che cita una cosa cambiata. Però se siamo d'accordo che lo spirito è quello che conta, siamo favorevoli. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia, prego. Sì, grazie Presidente, anche il nostro gruppo voterà favorevolmente a questo emendamento. Se non ci sono altri interventi, darei la parola. Vuole aggiungere qualcosa come replica, consigliera Franciosi? No, veramente dovrebbe rispondere il segretario alla perplessità di Tremolata. Se tecnica, ma di opportunità, cioè rispetto però alle possibili modifiche. È un vincolo posto già a livello statutario, è una scelta in termini di opportunità o meno vincolarsi ad una denominazione di una carta in un certo momento storico. Non è che non sia possibile, potrebbe essere superata con aggiornamenti, insomma. Salvo mettere
salvo metterci precisazioni e successivi documenti che dovessero, cioè, sostituirla. Però a quel punto vi vincolereste a un qualcosa che non conoscete adesso, anche mettendo una norma dinamica, diciamo così. Se volete fare una proposta di modifico aggiuntivo, qualcosa, altrimenti lo mettiamo in votazione così com'è. Prego, consigliere Tremolato, visto che... Cioè, se è possibile, non so in che formulazione, ma rendere la norma statica, cioè noi vogliamo aderire alla carta di Pisa come è scritta in questo momento, può essere una cosa accettabile? Cioè, per evitare fraintendimenti futuri, noi vogliamo che ci sia un'adesione degli organi di governo alla carta di Pisa, non so, come è in vigore attualmente, che ne so, una cosa di questo tipo. Se magari il segretario ci aiuta... Non c'è la revisione della carta di Pisa. Però questo non si vede. È contenuto. Nel testo oggi vigente, così poi c'è. Perfetto. Una data. Però lo statuto avrà una data. Ha la data di approvazione di questo statuto. Diventa contorto. Alla data di oggi, si riporterà la data. Consigliera Franciosi, prego, questa modifica può andare bene? Io non capisco la perplessità, cioè la carta di Pisa non potrà mai proporre robe insottoscrivibili, però non ho capito che cos'è che volete che aggiunga, perché non ho capito, cioè vi siete... Cosa devo scrivere per farci? Alla data di oggi... E se poi avviso pubblico dice che la carta di Pisa non gli va più bene, non ce la propone neanche, cioè tra 10 anni il consigliere comunale del partito X vuole aderire alla carta di Pisa, avviso pubblico ti dice io non ce l'ho più. E alla data di oggi noi sottoscriviamo un documento che non è più, cioè allora non ha senso neanche la proposta, se il pericolo è non avere più quel documento non ha senso neanche la proposta. Ma magari cambia meglio. Cioè mi sa... Esatto, come fa a cambiare in peggio? Cioè nel momento in cui dovesse cambiare in senso peggiorativo, voglio ben sperare che l'ente ritiri la propria adesione ad avviso pubblico e che quindi modifichi lo statuto di conseguenza. No? Cioè va da sé. Beh, allora... Mi sembra un puntiglio, però va bene, dite, va bene, alla data di oggi. Allora, quindi, l'attività, allora, il comma 2, ditemi per favore se lo sto lì. Cosa mi hai detto? Cosa hai detto? L'attività degli organi di governo si deve richiamare al codice etico di cui l'amministrazione si è dotata. Inoltre, in linea con l'adesione dell'amministrazione all'associazione avviso pubblico, i componenti degli organi di governo aderiscono alla carta di Pisa così come formulata sottoscrivendola. Così come formulata in data odierna. Va bene, consigliere. Quindi. Ad oggi. Non significa niente.
Consigliera Franciosi, può ripetere... No, Presidente, deve parlare con loro, non con me, perché io non capisco quello che vogliono loro. No, per essere preciso, per lo metto in votazione. Ma io l'ho detto, così come formulato in data odierna, ma non vuol dire niente. Cioè, all'atto pratico, non vuol dire... Odierna, cioè la data di oggi, 19... Scusate, mi sono rimasta... Cioè, alla data del 19 novembre del 2015? Ma perché? Abbiamo già sottoscritto. Cioè, la carta di Pisa non ha data... Non ha... La versione che potremmo sottoscrivere non ha data per il 19 novembre. Cioè, piuttosto... Capito? Quindi... Così come... Va bene, lo metto. Va bene, allora lo pongo in votazione così come è stato presentato originale. In modo originale, va bene? Aspetti, senza modifiche? No. Va bene. Ok. Quindi lo mettiamo in votazione il comma 2 senza modifica così com'è. Quindi mettiamo in votazione, inizio votazione, prego. Il mio gruppo ha detto sì, lo vediamo. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevole 23. Il Consiglio approva. Gli do subito la parola alla consigliera Franciosi per illustrare il comma 3. Prego. Allora, il comma 3 dice: con l'adesione al codice etico, gli amministratori si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi di fedeltà allo Stato, all'osservanza delle leggi, all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa di operare con onore e decoro nell'esclusivo interesse della nazione e della comunità rappresentata. Non ha bisogno di spiegazioni. Grazie. Non vedo prenotazione per la dichiarazione, lo mettiamo. Questo cos'è? Questo sì. 41.3. Non ho visto. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Il Consiglio approva. Andiamo all'articolo 44.2, emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle, a firma anche del gruppo SEL. Prego. Grazie Presidente, questa è la mia battaglia personale degli ultimi 3 anni, i tempi. Allora, chiedo la seguente modifica al comma 2 dell'articolo 44, vado a leggere direttamente la modifica perché anche il comma vigente è lungo. Allora, ciascun consigliere, l'articolo 44 riguarda i consiglieri comunali, ciascun consigliere secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio del mandato ha diritto di A. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio. B. presentare proposte di deliberazione di mozioni di ordine del giorno, nonché interrogazioni di interpellanze. Le risposte scritte, qui è la nostra modifica, la nostra richiesta di modifica, le risposte scritte alle interrogazioni e alle interpellanze devono pervenire entro e non oltre i 30 giorni dalla data di protocollo come previsto dal TUEL. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative proposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
Punto C che introduciamo. Discutere le mozioni di propria competenza in un tempo congruo alla presentazione, cioè entro e non oltre i 60 giorni dalla data di protocollo. Le modalità di discussione sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale. D, che era già vigente, cioè il punto C diventa il D, intervenire nelle discussioni del Consiglio Comunale, il punto E, che era il punto D, ottenere dal segretario generale e dai dirigenti del comune, nonché dalle istituzioni e dalle aziende e dagli enti dipendenti copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, e qui la nostra introduzione, entro i 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta come previsto dal TUEL. Va da sé il punto C sulle mozioni. Siamo fermi a mozioni presentate nel 2014, per cui urge una revisione del regolamento comunale per la discussione delle mozioni, perché se no si rischia di intasare un ordine del giorno per niente, di non presentare più mozioni, perché tanto allo stato attuale mozioni presentate alla data di oggi andrebbero probabilmente ripresentate con la prossima consigliatura, visti i tempi di discussione. Per quanto riguarda il punto B, ed è la ragione per la quale io ho detto il mio cavallo di battaglia e il Presidente del Consiglio lo sa bene, io sono alla terza richiesta di intervento da parte del Prefetto per ottenere risposta alle interrogazioni. La media di risposta, non tanto di discussione in aula, perché poi quello è successivo, può essere calendarizzata, può non essere calendarizzato, può non esserci l'assessore, il consigliere, per esempio ultimamente mi rendo conto di non riuscire ad arrivare in tempo per la trattazione delle interrogazioni, ma va da sé, gli impegni familiari purtroppo in questo momento hanno un sopravvento. Detto questo, le interrogazioni, la risposta scritta, la legge prevede che arrivi entro 30 giorni, la media con la quale io ricevo le risposte sono 2-3-4 mesi. Al quarto mese io scrivo al prefetto, e solo quando io scrivo al prefetto ottengo le risposte. Non va bene scrivere al prefetto. Il TUEL prevede che le risposte alle interrogazioni vengano date entro 30 giorni. Cioè è una legge, il testo unico degli enti locali norma in questa maniera. Allora, se il problema è che gli uffici sono intasati, non è il 30 giorni, poi l'elasticità ci sta, non sono 30, sono 45, possono diventare 60 perché ci sono di mezzo le ferie, perché ci sono atti difficili, ma quando diventano 3 mesi, soprattutto a seguito di continui solleciti, o 4 o anche 5, in un caso sono diventati 6 perché la mia interrogazione era andata persa, una delle prime, credo che sia una mancanza di rispetto nell'attività che deve svolgere un consigliere comunale. Grazie. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli, prego. Grazie signora Presidente. Allora, su questo emendamento diciamo che siamo d'accordo anche noi. Noi chiediamo, dunque, siamo d'accordo per quanto riguarda il punto B e per quanto riguarda il punto E, dove si chiedono le risposte nei 30 giorni, perché effettivamente anche per noi diciamo che le risposte vanno date nei tempi corretti dei 30 giorni. Quello che vi chiediamo è per quanto riguarda il primo punto, dove si chiede che la lettera B e la lettera E. Bologna-Empoli. Allora, mentre per quanto riguarda le mozioni, anche per non intasare proprio il Consiglio Comunale, visto che vengono chiesti 60 giorni, noi chiederemmo di farlo ogni 120 giorni, un Consiglio Comunale solo sulle mozioni. Anche perché se no ci troviamo, a parte i costi che vengono tutte le volte, diciamo che ci sono i costi, però poi facciamo, io parlo a nome di tutti, una serie di mozioni, di interventi, eccetera, eccetera. Quindi, siccome adesso le mozioni, ci sono proprio le mozioni che sono in ritardo di parecchio tempo,
possiamo fare la proposta di farli ogni 120 giorni per non andare a intasare i consigli comunali. Tutto qua. Questa è la proposta che facciamo noi. Grazie. Volevo rispondere un attimo. Prima interviene un attimo il segretario, prego. L'unica precisazione tecnica che volevo fare riguardava il fatto che i 30 giorni espressi previsti dal TUEL riguardano le interrogazioni e quindi le richieste ispettive che sono rivolte appunto agli organi dell'amministrazione e non tanto le richieste dirette ai dirigenti, nel senso che sono i 30 giorni della 241 magari, per cui il riferimento ultimo nella lettera E era anche questo che era in discussione al TUEL, non è corretto, il riferimento al TUEL rispetto alle interrogazioni sì, per cui starebbe semplicemente il richiamo finale, insomma, ai sensi da eliminare. E, l'altra cosa è che le risposte dagli enti dipendenti, se il senso è le società partecipate, il Comune può agire nel senso di dare degli indirizzi, indicazioni, può fare richieste a sua volta, ma non approva i regolamenti sull'accesso agli atti delle partecipate. Per cui sicuramente può fare, per quanto di competenza, tutto quanto necessario, perché a loro volta i consiglieri magari abbiano nel tempo, questo sì. Ma i tempi si allungano. Il Consiglio decide sui tempi relativi alle richieste che lo riguardano direttamente, sulle istituzioni e le aziende può farlo perché approva i relativi atti anche di natura regolamentare, non faccio distinguo, ma sui regolamenti delle società non li approva il Consiglio Comunale con i relativi tempi, diciamo così. Per cui due cose, quindi riferimento al TUE rispetto all'accesso eliminerei, sugli enti dipendenti se si può fare qualche ulteriore precisazione. Nelle modalità previste dalla norma, magari una cosa così, un richiamo che dia il senso della possibilità, insomma, delle possibilità che ha il Comune nei confronti dei soggetti partecipati, soprattutto laddove siano società, perché sono soggetti distinti dal Comune. Prego. Allora, grazie Presidente. Rispetto alla proposta sulle mozioni, mi viene da far da riportare alla memoria che quando facciamo le riunioni dei capigruppo, tendenzialmente quello che cerchiamo di fare è di calendarizzare un consiglio sulle mozioni, non al mese, però uno ogni mese e mezzo, per cui mi sembrava che sono più o meno 45 giorni, mi sembrava proponendo 60 che fosse già un tempo più lungo rispetto al tempo che abbiamo adesso, quindi io mi dispiace ma sui 60 giorni non derogo. Rispetto alle copie degli atti, io se non sbaglio l'articolo 44 del TUEL stabilisce che i consiglieri comunali possono avere accesso agli atti delle partecipate. Cioè uno, allora non ho capito la sua richiesta di modifica rispetto alla regola. Cioè se il consigliere comunale può richiedere copia degli atti e le copie degli atti rispetto alla normativa devono essere dati entro 30 giorni, non ho capito quello che lei mi ha chiesto di modificare. Allora l'articolo... L'articolo 43 del testo unico fa riferimento ai diritti, insomma, dei consiglieri comunali e al comma 3 espressamente fa riferimento al fatto che il sindaco, il presidente e gli assessori rispondono entro 30 giorni all'interrogazione in un'altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità sono chiaramente rinviate poi a statuto e regolamenti. Poi al comma 2 i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici rispettivamente del comune, della provincia, nonché le loro aziende, enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili al rispettamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Cioè nel senso che hanno diritto, assolutamente, ho avuto in più occasioni modo di confermare questa cosa, ma la tempistica dei 30 giorni al comma 3 che fa riferimento alla risposta alle interrogazioni, interpellanze, alle istanze di sindacato ispettivo dei consiglieri nei confronti dell'amministrazione e non anche alle richieste di accesso agli atti delle partecipate.
Quindi il punto E dovrebbe essere come previsto dalla normativa, eliminando entro 30 giorni dalla data di protocollo. I 30 giorni rimangono per le interrogazioni? Sì, 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 ma io sto parlando del punto E. È previsti dalla norma, sì. Perché comunque sono obbligati a esibirli. E se non lo fanno c'è un'omissione poi. Quello che sto dicendo io rispetto alla lettera E è che è tecnicamente possibile inserire qua piuttosto che nei regolamenti, è chiaro che più vincolante piuttosto che diverso non si va a modificare, non sarebbe questa la sede, ma la regolamentazione sull'accesso agli atti è quella la sede sui tempi. Se si vuole mettere comunque anche qui la tempistica, ma sicuramente il riferimento non è il TUEL. E con riferimento agli enti dipendenti bisognerebbe specificare rispetto agli enti dipendenti secondo le modalità consentite dalla norma. Facciamo, consigliere Franciosi, un attimo, sentiamo un po' le dichiarazioni. Consigliere Tremolata, prego. Più che una dichiarazione è una proposta, se è possibile votare le tre cose separatamente. Sì. Cioè non so se andiamo come le altre volte che le votiamo separatamente, in modo da poter... E noi siamo favorevoli, come ha già detto la consigliera Antonioli, al primo e all'ultimo punto, cioè riteniamo che quei 30 giorni, indipendentemente poi se sia da mettere, anche secondo noi è meglio togliere il riferimento, noi siamo tutti d'accordo che entro 30 giorni lo mettiamo per iscritto, e se si può votare separatamente. Grazie consigliere Tremolata. Consigliere Romaniello, no? Sì, prego. Sì, io volevo fare un intervento, grazie Presidente, volevo fare un intervento o volete prima verificare la risposta del... No, io direi verifichiamo la proposta di Tremolata e poi faccio l'intervento. Io direi adesso, consigliere Franciosi, di mettere votazione, di fare tre votazioni separate, distinte, va bene? Va bene? Allora, facciamo la votazione con l'alzata della mano per chi è d'accordo, sì, per fare tre singole votazioni. No, per favore facciamo le tre singole votazioni. Cioè, vabbè. No. Il consiglio... La votazione sulle votazioni non è... Il consiglio approva alle tre votazioni separate. Grazie. Quindi, allora... Andiamo con ordine. Rileggo le lettere. Una lettera, andiamo in votazione. Va bene, allora lettera B. Presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno, nonché interrogazioni di interpellanze. Le risposte scritte alle interrogazioni devono pervenire entro e non oltre i 30 giorni dalla data di protocollo come previsto dal TUEL. Le modalità di presentazione dei suddetti atti e delle relative proposte sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale. Do la parola al consigliere Romaniello su questo. Prego. Io volevo fare un intervento, però a questo punto... No, adesso stiamo trattando... Allora lo faccio sulla seconda votazione l'intervento, grazie. Stiamo sulla lettera B, che andiamo in votazione altrimenti. Quindi mettiamo in votazione la lettera B dell'emendamento presentato, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 22. Il Consiglio approva.
Vado avanti, consigliera Franciosi, con la rete. Lettera C. Discutere le mozioni di propria competenza in un tempo congruo alla presentazione, cioè entro e non oltre i 60 giorni dalla data di protocollo. Le modalità di discussione sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale. Su questo si è prenotato il consigliere Romaniello. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora io parto da una considerazione rispetto a quello che viene proposto stasera relativamente a queste tre voci. Allora, è legittimo pretendere risposte certe in tempi certi, su questo siamo assolutamente d'accordo, perché se vogliamo lavorare bene è opportuno appunto che nel momento in cui poniamo delle questioni ci sia la certezza della risposta in tempi ragionevoli. Su questo è fuori dubbio. Allora, il dubbio mi viene sulle mozioni. Io più volte mi sono espresso sul fatto che le mozioni non sono regolamentate, quindi cosa succede? Che poi ciascuno presenta la mozione sulla propria sensibilità. Abbiamo visto che andando a scorrere l'elenco delle mozioni c'è di tutto e di più, si fa dall'F35 alla marijuana, a tanti temi, insomma. E il rischio è quello poi di intasare il lavoro dei consiglieri comunali. Questo non vuol dire che viene meno la democrazia se in qualche maniera ci autoregolamentiamo su questo tipo di dispositivo, ma semplicemente cerchiamo di lavorare bene e meglio. Se andiamo a vedere gli arretrati che abbiamo sulle mozioni, magari alcune di queste sono già passate di fatto, nel senso che molte volte ci siamo trovati a discutere mozioni che erano già sorpassate dalla normativa vigente o comunque dai fatti che erano cambiati. Poi se teniamo presente che mediamente abbiamo una produttività di due mozioni, tre a consiglio, se dovesse esserci un'esplosione delle mozioni in tempi ristretti, significa che poi passiamo l'anno a discutere delle mozioni e poi magari dedichiamo meno tempo al bilancio, meno tempo ad altri temi che sono strettamente legati a quelle che sono le nostre mansioni di consiglieri comunali della città di Sesto San Giovanni. Poi è chiaro che questo deve essere un processo di autoregolamentazione che deve riguardare tutti, fermo restando che lo spazio politico per poter esprimere le proprie sensibilità può essere anche qualcosa che non è in un'aula consigliare. Voglio dire, ci sono tanti spazi politici dove ci si può esprimere per gli F35, per la marijuana, per qualsiasi altro argomento. E quindi inevitabilmente l'invito che faccio chiaramente in questo caso è di allargare i tempi così stretti, perché andremo in una situazione di ingolfatura. So che qualcuno che scapita qui davanti a me non la pensa come me, va bene, giusto anche questo, nel senso che poi la democrazia è fatta anche di queste cose, di avere pensieri diversi sulle stesse cose. Quindi questo è semplicemente il mio parere, che non è tanto una questione politica, ma soprattutto una questione tecnica di lavorare in maniera più efficiente. Grazie consigliere Romaniello. Ho chiesto la parola il consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Io non scalpito, ma sicuramente non sono d'accordo con il consigliere Romaniello. Io come 24 persone dentro qui, sindaco, come dire, che è il capo, tra virgolette, del Consiglio Comunale, anche se il capo non è corretto, siamo stati eletti come consiglieri comunali e la politica la facciamo in Consiglio Comunale, come lo riteniamo opportuno, e i cittadini ci diranno se facciamo bene o se facciamo male, votandoci o fermandoci per strada dicendo che sbagliamo. Noi riteniamo che parlare di F-35 piuttosto che del muro di Berlino, piuttosto di altre cose, siano questioni politiche, e da consiglieri comunali politici troviamo corretto che vengano discusse all'interno del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Se non vedo prenotazioni, mettiamo in votazione l'emendamento presentato alla lettera C. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 13, astenuti nessuno, favorevoli 8. Il Consiglio non approva.
Grazie regia, per la torta. Ancora l'ultimo punto, prego, consigliere Franciosi. Consigliera Iosa sperava che questo fosse l'ultimo emendamento, ma ce ne sono altri due, consigliera Iosa. La lettera E a questo punto diventa la lettera D, perché essendo non avendo approvato la C, ritorna D. Ottenere dal segretario generale e dai dirigenti del comune, nonché dalle istituzioni, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato come previsto dalla norma vigente. Va bene? Segretario. Rileggo. Ottenere dal segretario generale, dai dirigenti del comune, nonché dalle istituzioni, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato come previsto dalla norma vigente. Il problema è mettere i 30 giorni rispetto agli enti dipendenti. Per cui se lei toglie enti dipendenti e mette 30 giorni, virgola, nonché per gli enti dipendenti nei termini previsti dalla norma vigente. Non so se sono stata... Per gli enti dipendenti previsti dalla norma, come previsto dalla norma. Rileggo. Teresa. È che se non spegne lei non riesco a... Va benissimo come l'ha letto lei. Ok. Quindi andiamo in votazione, l'ultimo punto, inizio votazione. Fine votazione, consiglieri presenti al voto 20, contrari 1, astenuti nessuno, favorevoli 19. Presidente. Il consiglio approva. Stasera su due meno sul registro, ho sbagliato, il mio voto era favorevole. Quindi lei non ha votato prima? No, io ho votato, ho sbagliato. Sempre per la teoria della gazzella di... Allora andiamo all'articolo 50.3 che è stato presentato dal PD a firma anche di Verso Sesto, Democratici per il Cambiamento. E basta. Consigliere Tremolata, vuole lei vedere illustrare? Grazie. Sì, molto semplice. L'articolo 50.3, anziché aumentare, ritorneremo a variare, cioè non si può né aumentare né diminuire. Molto facile. Consigliere Bernardi ha chiesto la parola, prego. Sì, grazie Presidente. Sì, sottoscrivo la cosa che diceva adesso il consigliere Tremolada. In questa maniera si tengono gli stessi assessori dall'inizio alla fine della consigliatura. Il nostro voto è favorevole. Se non ci sono interventi andiamo in votazione. Non ci sono interventi. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari nessuno, astenuti nessuno, favorevoli 20. Consiglio approva.
Quindi la parola ancora per l'ultima votazione come emendamento alla consigliera Franciosi. Ma sì, prego. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Allora, il codice etico, più o meno l'argomento è già stato trattato con l'articolo, l'introduzione dell'articolo 41, però perché facciamo questa proposta? Facciamo questa proposta perché abbiamo visto che diversi statuti, soprattutto quelli delle aziende private, hanno in appendice il proprio codice etico. Il fatto che il Consiglio Comunale fosse dotato di un proprio codice etico, noi di questa nuova consigliatura, che non c'eravamo durante la passata consigliatura, l'abbiamo saputo penso più o meno casualmente quando in occasione della discussione dell'adesione ad avviso pubblico la consigliera Pennasi mi fece notare, io in quell'occasione avevo fatto riferimento alla carta di Pisa, in quell'occasione la consigliera Pennasi mi aveva detto che il Comune si era già dotato di un codice etico di cui io non ero a conoscenza. Quindi circa dopo un anno che, mia colpa, ma in realtà facilmente ovviabile. Il codice etico io ritengo che sia un documento importante, un documento che deve dare le linee guida a un rappresentante dei cittadini nel proprio operato all'interno del Consiglio Comunale. Di conseguenza ritengo che il codice etico necessariamente debba essere in qualche modo associato allo statuto e soprattutto deve essere facilmente ritrovato all'interno anche del sito del Comune. Io per trovare il documento, vi giuro che nella casella cerca, l'ho cercato in tutti i modi, non sono riuscita a trovarlo, l'ho trovato su Google. Googolando codice etico Sesto San Giovanni mi è arrivato il documento PDF. Poi vabbè, va da sé che l'inserimento del codice etico come appendice o come proponiamo noi, introducendo un capoterzo a livello del titolo sesto dello statuto, quindi introducendo una nuova struttura, dia maggior risalto a questo documento. Poi di fatto sono solo 8 articoli, per cui non dovrebbero andare ad appesantire troppo la struttura del nostro statuto. Faccio presente però una differenza sostanziale che riguarda questo codice etico e che secondo me è degna di nota. L'articolo 4 che riguarda il conflitto di interessi, che poi noi proponiamo di introdurre le diciture rispetto appunto ai conflitti di interessi che sono presenti all'interno della carta di Pisa di avviso pubblico, quindi di fatto con il codice etico chiediamo l'introduzione in tutto della lettera B che il nostro codice etico non ha e poi riteniamo che come sono stati scritti i punti A, B, C e D dell'articolo 4 nel codice etico di avviso pubblico siano più esaustivi rispetto al come sono stati scritti nel nostro codice etico. Per cui l'unica sostanziale differenza rispetto al nostro codice etico riguarda l'articolo 4 del conflitto di interesse. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolata, prego. Allora, anche in questo caso l'importanza del codice etico è fuori di dubbio. Il fatto di inserirlo in un titolo apposito invece dello statuto ci trova molto perplessi. È corretto che sia legato allo statuto, come diceva la consigliera Franciosi adesso, cioè che ci sia uno stretto legame, però secondo noi il fatto di aver inserito su vostra proposta l'articolo 41, il comma 2, dove appunto fa riferimento al codice etico, già è
un richiamo all'interno dello statuto del codice etico. Per il fatto che effettivamente sia anche difficile da trovare, secondo me una proposta interessante potrebbe essere quella di allegare il codice etico allo statuto, in modo che sia non all'interno dello statuto ma come un allegato, in modo che il cittadino che apre lo statuto poi si trova in allegato il codice etico. Che... Sì. No, sì, cioè in modo che sia possibile una flessibilità maggiore, perché di non dover fare tutta la procedura che abbiamo fatto per lo statuto, per dover eventualmente modificare il codice etico. Faccio presente, tra l'altro, che non solo il codice etico era già presente, abbiamo anche un codice di comportamento dei dipendenti comunali, abbiamo il piano triennale per la prevenzione della corruzione, quindi ci sono diversi strumenti all'interno dell'organizzazione che concorrono a ottenere quello che penso sia l'intento di chi ha proposto questo emendamento. Quindi, venendo alla conclusione, secondo noi questo codice etico, un titolo apposito all'interno dello statuto, un legame così stretto da renderlo all'interno dello statuto, ci sembra eccessivo, non nel merito quello che c'è scritto, ma nel metodo, e quindi lo terremo separato pur condividendone i propositi e gli intenti che sono stati illustrati. Grazie. Se approvate il documento come capo a parte, titolo a parte o come allegato parte integrante, non cambia, è parte dello statuto, di conseguenza la modifica, le procedure dello statuto, perché diventerà parte dello statuto. Se invece il discorso è di far proprio la sostanza per, adesso butto lì, adottare una sorta di condiviso ordine del giorno di impegno a riapprovarlo con un atto distinto, magari da parte dello stesso consiglio, però con una procedura diversa, semplificata, è un altro discorso. Però diventa una cosa diversa, nel senso estrapolato come emendamento, fatto come ordine del giorno, fatto proprio, votato da voi, perché ad impegnarsi a predisporre la delibera di approvazione con un atto ad hoc del codice etico, che è un'altra cosa. Se non ci sono altre dichiarazioni, metterei in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chiesto la parola. Sì, è stato sì. Un attimo, si è prenotato il consigliere Feltrin. Un attimo per una riflessione, un attimo,
No, ma scusate, io direi di sospendere un attimo il Consiglio Comunale al fine di consultare l'Ufficio di Presidenza e i Capigruppo. Ci diamo un'interruzione di 10 minuti? Sì. Va bene, dichiaro chiuso un attimo la seduta. Sospesa. Sospesa.